questa è famosa. Questa è la nuova, la riedizione della Regia 12, molto più leggera e con un action molto bassa. Allora, prima sono andato alla Taylor, sì, perché Bob Taylor, nel suo, nella sua autobiografia, nel suo librone che ha scritto, la prima foto pubblica è di una Ranger 12 e dice: io quando ho cominciato a lavorare, ero appassionato di musica, già suonavo, però voleva fare chitarre, ero innamorato di questa chitarra, della Ranger 12, non me la potevo permettere perché non avevo i soldi abbastanza, e andavo a suonare in uno studio di registrazione. Però mi è stata di ispirazione per le mie chitarre, specialmente per l'attacco. Allora, adesso che la stiamo rifacendo, sono andato sullo stand della Taylor e ho detto: senti, noi vorremmo fare un regalo a Nomad, la Fender, la Ranger 45 anni dopo. Se lui la vuole, siamo qua. Fantastico. Aspettiamo Nomad se viene a darci un po' di regalo. Noi abbiamo messo un assetto di questa chitarra con questo micro tuning. Sì, infatti stavo guardando il... Lo portiamo avanti e facciamo vedere come funziona. Il chitarrista ha la possibilità di regolare l'assetto ai limiti estremi, cioè quasi quel punto d'equilibrio che tra un po' tocca, come si dice, no? Ah, però... a livello di action questo? Sì. Quindi possiamo regolare l'action? Assolutamente. No, adesso io, quindi, sì, no, adesso io farò dotare, ho messo queste brucole perché voglio far dotare la chitarra con due di queste. Sì. Quando uno accorda e comincia a fare così, per esempio su, rallentando o tirando, abbassa o alza. La rotazione completa a 360 gradi di una vite è 0,7 mm, in abbassarsi se è 0,7 qua è la metà esatta, perché è una questione matematica di geometria. Cosa succede? Se io qui abbasso di mezzo giro, cioè gli do 0,35, qua viene 0,15, parliamo di 0,15 mm, 15 centesimi di millimetro. E allora uno può fare, facendo così, va a vedere, insiste, fino a che arriva ad assettare una chitarra come questa qui con